Guai a sognare. Il momento di coscienza che accompagna il risveglio è la sofferenza più acuta. Ma non ci capita sovente e non sono lunghi sogni. Noi non siamo che bestie stanche. Distruggere l'uomo è difficile, quasi quanto crearlo. Non è stato agevole. Non è stato breve. Ma ci siete riusciti, tedeschi. Eccoci, docili sotto i vostri sguardi. Da parte nostra nulla più avete a temere. Non atti di rivolta. Non parole di sfida. Neppure uno sguardo giudice. La nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa. La demolizione di un uomo. Condizione umana più misera non c'è e non è pensabile. Nulla più è nostro. Ci hanno tolto gli abiti. Le scarpe. Anche i capelli. Ci parleremo. Non ci ascolterà. Ascoltassero. Non ci capirebbe. Ci toglieranno anche il nome. Abbiamo imparato che la nostra personalità è fragile. Molto più in pericolo che non la nostra vita. I savi antichi, invece di ammonirci, ricordati che devi morire. Meglio avrebbero fatto a ricordarci questo maggior pericolo che ci minaccia. E infine si sa che sono qui di passaggio. E non ne rimarrà che un pugno di cenere. Ci trasciniamo in un'opaca, intima solitudine, senza lasciar tracce in memoria di nessuno. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case. Voi che trovate, tornando a sera, cibo caldo e visi amici. Considerate se questo è un uomo che lavora nel fondo. Che non conosce pace. Che lotta per un pezzo di pane. Che muore per un sì e per un no. Considerate se questa è una donna. Senza capelli e senza nome. Senza più forza di ricordare. Vuoti gli occhi. Vedo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore. Andando in casa, andando per via. Coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa. Le malattie vi impediscono. I vostri nati porcano il viso da voi. Viaggiamo 5 giorni. Secondo giorno avevamo esaurito le provviste. Nel carro eravamo 89, più valigie e fagotti. Facevamo i nostri bisogni sulla paglia. Avevamo molti malati e 8 morti. I nostri bambini non si lamentavano più. L'ultima notte passammo dalla linea principale in un binario di raccordo. Poi ci accostammo ad un edificio allungato che sembrava un fienile. Il treno si fermò. Quelli dei carri furono spalancati. Vecchi e malati cadevano, si sa, si taglienti. Morti e bagagli furono scaraventati fuori. Non toccate nulla! Uomini di qua, donne e bambini dall'altra parte. Sentì mio marito chiamarmi ancora una volta. Fummo messi in riga e non potemmo cambiare più posto. Eravamo un gruppo di 100, donne e bambini. Poi dovemmo passare davanti degli ufficiali. I bambini e le donne anziane andavano a destra, noi a sinistra. I bambini e le donne anziane andavano a destra, noi a sinistra. I bambini a destra, a sinistra. Per un attimo vidi mia madre coi bimbi. Fui tranquilla. Pensai, una volta ci ritroveremo. Li vedemmo caricare sul camion e ci rallegrammo che andasse così. Noi dovemmo proseguire su strada famiglia. Tenevo per mano il bimbo di mia cognata. Mi si accostò un attimo e mi chiese se il bimbo era mio. Rispose di no. E quello disse che dovevo darlo alla madre. Quelli andarono tutti a sinistra, io a destra. L'ufficiale che ci aveva diviso era molto gentile. Gli chiesi dove andavano gli altri. Mi rispose, vanno a fare il bagno, tra un'ora vi rivedrete. Se ripenso a quelle facce,
Mi è difficile dire di riconoscerle. Quel signore là, però, non mi sarà mai sconosciuto. Conoscevo il dottor Capesius dal mio luogo d'origine. Lavoravo là come medico e prima della guerra mi aveva visitato parecchie volte come rappresentante della Baia. Lo salutai e gli chiesi cosa sarebbe stato di noi. Disse, andrà tutto bene. Dissi che mia moglie non era in buone condizioni. Allora si metta qui, disse lui. Qui la cureranno. Indicò un gruppo di vecchi e di malati. Dissi a mia moglie, va là e mettiti in fila. Lei andò con la nipote e qualche altro parente verso il gruppo dei malati. Partirono tutti su un canne e non li rivedi più. Dovevo solamente controllare che tutto si svolgesse in ordine e con calma. Come? La gente veniva raggruppata e poi i medici decidevano chi era abile al lavoro e chi no. Il numero di abili al lavoro variava di volta in volta. Dipendeva tutto dal fabbisogno di manodopera. Che cosa succedeva alle persone esonerate dal lavoro? Andavano in gas. E qual era la percentuale delle persone abili al lavoro? In media un terzo del trasporto. Eseguivo selezioni di persone. Certe volte facevo passare delle persone inabili alle fila di quelle abili, perché mi supplicavano, mi pregavano. Quanto riguarda il servizio alla panchina, distribuivano delle razioni doppie. Per eseguire il proprio lavoro certe volte si doveva fare ricorso alla violenza. Una grande confusione. Io facevo il mio servizio. Io faccio il mio servizio dove mi comandano, signor giudice. Mi hanno detto sarei sempre al posto giusto. Imputato Hoffman, lei sapeva che cosa sarebbe successo alle persone selezionate? Personalmente non avevo nulla contro quella gente. Tolti i piccoli inconvenienti inevitabili con tanta gente, e tolto il gas, che naturalmente era terribile, ognuno aveva veramente la possibilità di sopravvivere. Per quanto mi riguarda, mi comportai sempre bene. E che dovevo fare? Gli ordini sono gli ordini. E perciò ora ho sul collo questo processo. Ero un uomo tranquillo. Quando fummo raggruppati, arrivò una guardia e chiese: qualcuno da reclamare? Ci fu chi si fece avanti nella speranza di trovare un lavoro più leggero e raggiunse quelli che dovevano andare a sinistra. Quando la guardia li portò via, ci fu fermento. Quello sparò nel gruppo. Mi ammazzò 5-6. Quella notte non ho dormito. Tierzin. Una macchia di sporco. Dentro sudice mura. E tutt'attorno. Il filo spinato. 30.000 ci dormono. E quando si sveglieranno? Vedranno un mare del loro sangue. Sono stato bambino, 3 anni fa. Allora sognavo altri mondi. Ora non sono più un bambino. Ho visto gli incendi e troppo presto sono diventato grande. Ho conosciuto la paura. Le parole di sangue. I giorni assassinati. Dov'è il babà d'un tempo? Ma forse questo non è che un sogno. Io ritornerò laggiù con la mia infanzia. Infanzia, fiore di roseto, mormorante campana dei miei sogni. Come madre che cura il figlio, con l'amore provocante della sua maternità. Infanzia miserabile, piena che ti lega al nemico e alla porta. Maledetta infanzia, che già dentro il suo squallore distingue il bene dal male. Dort, wo unsere Kindheit sanft ruht. Laggiù, dove l'infanzia dolcemente riposa. In dem kleinen Blumende, in einem Park. Nelle piccole aiuole di un parco. Dort, in dieser Barack, ist etwas zerbrochen. Laggiù, in quella casa,
Qualcosa si è spezzato. Als die Verachtung des anderen mich getroffen hat. Quando su noi è caduto il disprezzo. Dort, in der Gärte, auf dem Blumen, oder an der Mitte mit dem Bus. Laggiù, nei giardini, o sui fiori, o sul seno materno. Wo ich geboren bin, um zu weinen. Alla luce di una candela mi addormento, forse per capire un giorno che io ero una ben più piccola cosa. Come il coro dei 30.000, come la loro vita che dorme laggiù nei campi, che dorme e si sveglierà. Che cosa vuoi da me? Io non posso portarli da solo. Sono troppo pesanti, continuano a gridare. Chi ci darà carne da mangiare? Ci ricordiamo il pesce in Egitto che era gratuito, ma ora la nostra anima è prosciugata. Non c'è niente, niente di niente. Tu hai rivolto la tua mano contro di me, ancora e ancora, tutti i giorni. Hai consumato la mia pelle. Quando ti invoco per un aiuto, fai tacere la mia voce. Moriremo presto, ancora due giorni. Lasciamo che i fanciulli rabbrividiscano a giocare con le nostre ossa. L'enormità della nostra tomba non fa differenza. Possiamo essere schiacciati insieme, come amanti in perfetta unione. Ma quando moriamo, moriamo soli. Aprirà gli occhi e per nome del topo si lascerà riprendere dal sonno.